Potremmo dire che nella disgrazia non è successo niente di grave, anche se di grave c'è un incendio che ha distrutto una soffitta, ha distrutto tutto ciò che c'era all'interno, non sappiamo cosa ci fosse, per certo sappiamo che c'erano dei volatili, uccelli, che erano mantenuti da una persona che abita qui nei pressi, lo stesso caseggiato, e utilizzava questa soffitta come un deposito. Ripeto, ci è voluto veramente l'intervento non di una macchina dei vigili del fuoco, ma più di una, perché l'incendio si stava propagando anche alle case che sono sottostanti a questa soffitta. Abbiamo avuto paura tutti, per la verità, perché c'era una nuvola di fumo che era qualcosa di eccezionale, di inconcepibile. Fate conto che si vedeva quasi da Nocera, da Santa Chiara sicuramente si vedeva, perché l'abbiamo vista noi da Santa Chiara. E meno male che i vigili del fuoco sono prontamente intervenuti. Sono venuti da Sarno, è venuto anche dalla stazione, qualcuno dalla stazione di Nocera. Ragione per cui l'intervento è stato pronto, deciso e preciso. Stanno lavorando ancora, perché chiaramente c'è anche legname, paglia, c'è un poco di tutto in questa soffitta. E quindi l'intervento deve essere profondo per evitare che poi possa di nuovo rimpocolarsi e incendiare ancora di più. Ripeto, feriti non ce ne sono fortunatamente, non è successo niente se non danni alla soffitta e danni al fabbricato. Chiaramente adesso bisogna intervenire con i tecnici per vedere se il solaio ha subito danni o che altro. L'intervento dei vigili del fuoco continua ancora, presenti i carabinieri della tenenza di Pagani con il maresciallo Di Mauro e altri uomini che sono qui appostati a mantenere chiaramente tranquille le persone, perché la preoccupazione, come dicevo prima, era tanta, ma era veramente tanta.